E benvenuti per qualche settimana di cucina vi proponiamo appena di zucchero con un'idea di chef. Una domenicata inzuccarata con David Mezzacchi, l'amico. Salute. Salute. Noi ci piace essere con te. A me di noi, allora, si può dire che l'anco tu è sa cugina. Ah, io sono sempre qui, qua. Allora, per dire la franca, mi sono fatta piacere a me, in un primo tempo già per presentarla con te, ma di noi che tu te immagini. Quando Marizzo vedo i momenti, e poi dopo mi metto in erede su giallo, e qua le ego, David, in traccia da punta. Tutti si dolciume per un bistrotello. Allora, vi spiego, comincio una giornata veramente... Ah, sicuro, c'è più la buon'ora, perché il dolciume si faceva una buon'ora a mattina. Non dormite quando... mai? E mi pesa 6 ore. A 6 ore, e dunque c'è la punta per un bistrotello e di nuovo... Per l'altro verso. Per l'altro verso. E dunque a mattina qua a Mosquava prendiamo tutti i dolciumi, tutte le nostre comande. E dunque facciamo qualche ritratto, qualche video in Instagram. Ma di più arte che... C'è un lavoro assai importante perché i dolciumi devono essere belli e beh, in assisto perché le siano assai gustose, assai belle a vista. Bon, allora, oggi che appuntiamo qui? Oggi c'è un tiramibrocio. Un tiramibrocio, senti di qui. Oggi ho cacciato un mascarpone per mettere un brocio di Sarola Carcopino. Dunque, un dolciume appena più nostrale, di un misto tra l'isola e Sorella, l'Italia e a Corsica. Dunque, chi sono questi brutti? Allora, brocio di qui, di Charlotte Lucrezi, Evragole, di Stefani Grimini. Allora, sono biologiche queste fragili. Di tutto il corticiato. E mi ho fatto per avine il crumble che mi mette sopra il dolciume. Ah, si mette sopra proprio avine? Sì, avine. Un montame si va giù con i biscotti di gusti d'acqua. Questo è di ovando. E biscuit cuillère in francese. Non corso una zogumic, ma biscuit cuillère in francese. Quella mi mette ovando, ma ovando così, le nostre scatole, e dopo c'è la crema, ci sono le fragole, e mi ho fatto un succio. Di fragole. Allora, un piccolo sciroppo così, non si adopera di mica. Allora, dunque, il sciroppo non è mica questo. Il sciroppo è per mettere in rento. Ecco, per bagnare, dunque, i biscottini gusti la cotta. Che li tengono mica secchi. E dunque, su se fragole gusti, su succio che muovato, a cosa serve? Per esempio, quando ho certe fragole che sono appena d'occhio, le metto tutte insieme e mischio. Così mi vago su succio qui e ne possiamo mettere sia in un dolciume così o sia in un piatto perché mica. Dunque non si diete in onda? No, non si diete mica. Allora, Davide, come ha cominciato? Chi si va prima? Allora, va a scaldare il succio qui, su sciroppo qui. Dunque, ce la mette appena acqua. Forse allora, il doppio d'acqua di zucchero. D'accordo. Per allora... esempio, qui c'è 200 grammi d'acqua per 100 grammi di zucchero. E allora, mi ha domandato giusto appunto che la giungesse la nostra zozola, così i nostri telespettatori potranno avere ciola. Dunque, 300 grammi di fraule biologiche, 50 grammi di zucchero, pevaro, a metà di un limone verde. Ecco. Per un sciroppo ci saranno 200 grammi d'acqua, 100 grammi di zucchero, 20 grammi d'acqua vida. Ben, perché brocio va con l'acqua vida? Bella sicura, un po' essere senza. E dopo per la crema di roccio, 500 grammi di roccio, 400, 160 grammi di zucchero, un litro di crema di cucina e due limoni verdi di noi e tutti questi biscottini. Allora, ma io piace un po' giallo, il limone, non fa niente. Mi piace di più perché... L'oro è di qualcosa di magnifico. Ah, ecco, li metto appena qui. Allora, io la metto nell'acqua. Che la sia gustosa. E dopo ci ho dato un'ebollizione. Così lo zucchero si struglie. Allora si mette che quello verde, gusti il limone, mica quello giallo. Qui intanto c'è lo zucchero, l'acqua vita, il limone e l'acqua. Allora quanto tempo giù la lascia? C'è la curale veramente? C'è le gallole? C'è mica che la sia troppo calda perché altrimenti mi acciappa tutto. E poi si brucia. Allora appena caldo, l'ho già fatto stamane, per questo
per affrontare appena di, per avere appena di più di tempo. Tutti i casi a Musca. Allora, vedi, come è? È abbastanza caldo qui. E qui mi mette a bagnare. Così. Così. E così. Tu fai questo affare qui. E allora io mi occupo di mettere i biscottini così. Così. Quella di Ugo, ma si può nuova, eh? Si può nuova di nuova. Pederai per un'altra volta. Per un'altra volta. Allora, come principio, tu fai questo affare qui e io. L'eau. O ivresque. Yeah. D'accordo. O ivresque. Solamente o giallo. Allora, certo, a vagino cuo bianco, io, eh? Tu non la so. No, e io dico, rouge è quell'affare, eh? Yeah, yeah, tu fa caso. Yeah. Allora, tu metti l'eau e zane? No. No. O giallo solamente. Giallo solamente. Yeah. E bianco chi ne vaggi? Beh, o puoi tenere per fare altri docciù, ma... Ma non la dovrei di mica per questa zozula? No, no, no. Certo, ammettono. Mettono l'eau ivresque così, o giallo, con zucchero, con mascarpone o broccio. Allora ti lampa d'ughi. Ma ti faccio perdere un cavoghe. Ma io li metto mica. Allora, quando tu metti gli anche così, che fa? Da un biscotto più soffice? Che cambia? Che adesso è più zeppo. Che adesso è più cremoso, diremo. Già che è più zeppo. Allora, è da continuare la nostra zozola, Davide. Ci ritroviamo dopo. Ci ritroviamo dopo. State buono con noi. Per questa magnifica zozola. Appoggi appena tanto. E devi ci mettiamo tutto il nostro cuore per farvi piacere, per far piacere la nostra squadra, perché qui dopo non avrà. Non passa pas. Vi lasciamo con un notiziale. A dopo e buon appetito, se posi da tavola. Thank you.